finché ci sarà l'autunno, non avrò abbastanza mani, tele, colori per dipingere la bellezza che vedo. Van Gogh. L'autunno per me è tempo di tisana calda, con un buon filtro che parla come questo. La prosperità è dentro di noi. Ed è vero, in autunno si ringrazia per ciò che la terra ci ha donato, ma è anche vero che possiamo ringraziare per ciò che nella nostra vita è arrivato. E che cosa è prosperità per noi? E così io lo faccio, gustando il momento, preparando una torta, una buona ciambella da accompagnare con la tisana e poi una coperta e un libro e gusto il momento, assaporo ogni parola di quel libro. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi alle prese, come sempre, con esperimenti vari ed eventuali. Oggi sono libera, ma cosa ancora più bella, sono libera con Daniele. Quindi questo vuol dire che per la gioia di mio marito faremo delle cose. Non so quanta gioia lui abbia. Io sono felice, per lo meno. No, so che alla fine è felice anche lui, anche perché lui mi dice, dai, cosa facciamo questa cosa. Anche lui ha il suo lato creativo, diciamo così. Comunque, mi sono anticipata un po' stamattina, dato che sono solo a casa, e ho messo a cuocere dei pomodorini e adesso ti faccio vedere cosa ne sta uscendo, così ti posso dare un'idea come contorno. Io lo utilizzo anche come cena, comunque, e in estate come condimento per la pasta. È più una cosa estiva per la pasta. Per il pane va bene anche d'inverno. Io li mangio sempre, quindi ora ti faccio vedere. Prima cosa. Seconda cosa, hai già visto, probabilmente, non so se all'inizio di questo video o se l'ho messo il video prima, ancora non lo so, vedremo come quanti minuti raggiungerò, perché io capisco che la tolleranza ha un limite delle persone nel diciamo, come si dice, ascoltarmi mentre parlo oppure faccio vedere cose. Quindi vedremo, però sicuramente qualche piccola ripresa ci sarà di questo decorazione autunnale di casa che ho fatto quest'anno. A mio malincuore, di cose vere ce ne sono poche, quindi foglie vere, perché purtroppo non ho potuto. Per quest'anno ci accontentiamo di questi acquisti, che sono comunque belli. Non sono le mie foglie preferite, però mi accontento. Quindi, sto per girare una video ricetta, lo farò pomeriggio insieme a Daniele, che gli piace a lui girare le ricette. Per l'altro canale Fatto è meglio che perfetto, perché comunque mi ha scritto più di qualcuno, perché è tanto che non pubblico, e quindi voglio fare questa torta che per l'autunno secondo me è piacevole da mangiare, soprattutto sorseggiando una buona tisana o con un buon caffè. Ecco, io lo faccio con entrambi e poi mi dedicherò, ti voglio far vedere, questo è il lato cucina. Caffettiera spostata perché stamattina non partiva e già c'era il panico in questa casa. Vabbè, la piastra la devo andare a riposare. Lì le pentole per il pranzo, lì i pomodori che adesso ti faccio vedere. E qui, allora, l'angolo lavoro. La mia casa è differente. E nel mio angolo, oltre a Rolica che dorme, se non mi disturba mentre faccio l'allenamento, dorme. Lì c'è una cassetta meravigliosa che non ti svelo niente, aspetta la fine del video e vedrai cosa combineremo io e quel bell'uomo di mio marito, perché ormai Daniele è quel bell'uomo, si autodefinisce. E quindi, detto così, ti faremo vedere cosa stiamo facendo. Sono contenta quando creo, proprio mi sento viva.
Poi ti farò vedere cosa c'è sotto il mio letto. Altro che lenzuola come le donne di tutto il mondo. No, sotto il mio letto ci sono cose per creare. Ah, che meraviglia! L'ho comprato con i cassettoni per questo motivo. Comunque, torniamo a noi. Voglio farti vedere che sto mettendo le maniche quasi lunghe perché sono fino a qua. Perché inizia a fare freschetto, finalmente. E ti volevo dire un'altra cosa e mi sono dimenticata. Non mi ricordo comunque. Ah, e dovrò fare. Lavorare a quel portafoto che avevo iniziato per l'anniversario e poi l'ho lasciato là perché in questa casa abbiamo fatto tutt'altro. E quindi tu aspetta che io qualche ripresa te la metto. Ma veniamo a quello che sto per preparare, così ti faccio vedere e lo preparo con te. Ok? Nel frattempo, se sei arrivato adesso in questo canale, tu iscriviti, clicca la campanella che ti arriveranno le notifiche. Io i video cercherò sempre di pubblicarli, perlomeno ci sto riuscendo. Martedì, giovedì e sabato, il giovedì è un optional, però ci sto riuscendo, quindi ricordati questi 3 giorni, ma ti arriveranno le notifiche, sempre se clicchi la campanella, mi raccomando. Mi auguro lo farai, così il mio canale potrà crescere e soprattutto potrò fare compagnia ad ancora più persone. Torniamo a noi. Dunque, li ho lavati e messi in teglia, grill massima potenza. Allora, vado a mettere olio e oliva. Non abbondo tanto perché non mi piace molto sentire l'olio d'oliva, giusto, e un po' d'olio di semi. Origano. Sale. L'aglio, che vado a tagliare piccolo perché sia a me che a mia madre, che siamo le uniche 2 persone che mangeranno questo piatto, ci piace mangiarlo con tutti i pomodori, quindi ok. Poi continuo, intanto ti faccio vedere. Vado di basilico. Staccato dalla mia piantina amatissima che ancora sta facendo un sacco di foglie. E io adesso continuo a tagliare questo senza tediarti ancora di più e ti faccio vedere poi cosa vado a fare. Ecco qua. Adesso io continuo a mescolare un po'. Questi sono già raffreddati, quindi una volta che si raffreddano li vado a mettere in frigo. Così diventano ancora un po' più ammorbiditi. Vedi, schiacciando si crea questo sughetto. E che te lo dica a fare? Ma che te lo dica a fare? Che ho fame già da adesso. Le voglio risparmiare 2 per mia madre, ecco. Ne ho fatti pochini, veramente. Vabbè, giusto per contorno lo mangeremo. Perché lei esce pazza, ma al solito lei non cucina solo per sé. Perché, vabbè, le mie pare mangiano quasi sempre le stesse cose. Io invece sono abituata perché cucino solo per me la maggior parte delle volte. E quindi ogni tanto. Quasi spesso faccio di più così mando a lei. Quindi, vedi? Io schiaccio qua perché mi piace proprio questo sughetto. Ma e sono morbidi. Puoi condire o una bruschetta, o mangiarli col pane, o accompagnarli con del formaggio. Puoi benissimo condire anche una pasta, semplicemente però in questo momento magari la pasta con qualcosa di freddo non la condisci. Lo butti in padella, riscaldi un pochettino, tanto c'è comunque il sughetto, riscaldi un po', ci butti la pasta e ciao a tutti. Buon appetito. Va bene, io continuo, ragazzi. Io continuo. Non sono io, se non li assaggio. Quindi, sinceramente, guarda, questo è piccolo. È pi ma pure poverino, non ce ne lasciamo a fare, so. Peggio delle ciliegie, uno tira l'altro, presente. Mamma mia. Basta. Meno male che ho già uscito quelli per mia madre. No, basta. Basta perché c'è il minestrone che mi aspetta. Perché cosa ho fatto? Ti ricordi che nello scorso vlog? Sì, tocca i capelli con le mani in olio. Va bene. Nello scorso vlog abbiamo preparato il minestrone. Se non sai di cosa parlo, spero di ricordarmi di metterti il link sotto. Comunque, in un vlog che ho fatto recentemente abbiamo fatto il minestrone insieme. Ti ho fatto vedere come alla fine le cose possiamo farcele anche da noi, fondamentalmente.
L'ho congelato ed oggi che devo fare tutto questo caos di cose, ho scongelato il minestrone perché a Daniele facciamo la carbonara perché comunque sembra strano perché ultimamente gli ho fatto vedere che un'altra volta forse ho fatto la carbonara. Non è che mangio sempre carbonara, è che capita ogni tanto quando riprendo questa coincidenza di piatti da cucinare. Quindi a lui farò la carbonara, ma io non la voglio mangiare perché se riesco a non mangiare troppo cose grasse sarei contenta di questa cosa. Quindi faccio il minestrone. Ho scongelato dal mio amatissimo freezer che, come hai visto ultimamente, io ho potuto scongelare finalmente. Sono andata nel mio reparto, perché se ti ricordi bene, il primo reparto di quel freezer è il mio, con verdure grigliate, qualsiasi tipo di ortaggio cucinato, in modo che ce l'ho pronto, minestrone e chi più ne ha più ne metta. Quindi ho preso una boccetta del mio minestrone, l'ho scongelata. E se ti ricordi bene, ho lasciato un po' più d'acqua perché adesso lo prendo. Si è scongelato, sì. Vedi che c'è molto brodino, ok? Lo prendo, lo metto qui. Aspetta, che qua ci sta abbandonando la batteria. Lo verso qua dentro. Certo, con una mano non è semplice, ragazzi. Va bene. Comunque, lo verserò tu. Oh, ce l'ho fatta. Vedi, già è poca l'acqua. Ora vado ad aggiungere dell'acqua, mi aggiungo un po' di quest'acqua che è già calda, che è della pentola di Daniele, quindi me ne aggiungo un po', anzi no, dato che è freddo ancora, aggiungo l'acqua a temperatura ambiente e poi ci verso la mia pasta che ho già preparato, questo caos, c'è pure la pasta preparata, c'è questa di Daniele, nota la differenza, 30 grammi contro 150, va bene, ma ce la faremo. Mi raccomando, rimani, che ancora abbiamo fatto vedere un sacco di cose. Questo è il vlog delle cose da fare. Un sacco. Io vado. Mi sono appena ricordata di dirti questo. Quando mi preparo qualsiasi cosa che siano minestrone, legumi, cose dove comunque non so se l'acqua che ho calcolato mi può bastare per la pasta che devo mettere e la maggior parte delle volte non mi basta, cosa ho fatto? Cosa faccio in generale? Cosa ho fatto adesso? Ho preparato un pentolino dove tengo dell'acqua calda, mamma docet, perché tutto quello che io faccio me l'ha insegnato mia madre, ragazzi. Altre cose le prendo dal web perché proprio mi piace scoprire cose nuove e condividerle con lei e poi le sperimenta pure lei. Però molte cose me le ha insegnate la mia mamma perché, come ti dico sempre, io sono cresciuta in cucina con lei, avevo 9-10 anni quando ho sperimentato le mie prime ricette insieme a lei, quindi tutti i trucchi che io ho, semplici ovviamente, di casalinghi, li ha insegnati lei. Mamma Docet, fai sempre l'acqua bollita, meglio che la usi per i piatti calda con un po' d'aceto così sgrassa di più, oppure le butti nel lavandino quando devi sgorgare. Tu falle in più perché l'acqua calda male non fa, ti ci butti due cose e fai un po' di tisana, insomma, tu falla l'acqua bollita. Quindi io faccio l'acqua bollita perché là c'è l'acqua che sta bollendo e ha un profumino questo minestrone, è buono davvero, anche se la mia mamma ha provato oggi, mi ha chiamato un nuovo minestrone congelato che compra però in un negozio di surgelati e qua si chiama Sapori di Mare. E ci sono di tutto, quello è ancora più completo perché c'è fagiolini, piselli che io non ho messo perché i piselli non ce li ho. Io amo i piselli da mangiare, cioè la pasta con i pisellini c'è un sacco, però non c'è piselli a casa perché ce li avevo. E li ho lasciati là un anno perché non so perché ho il rifiuto di cucinare i piselli, cioè ognuno ha i suoi rifiuti.
Eccoci qui al termine di questo vlog. Se il vlog ti ha fatto compagnia o ti ha dato degli spunti, ecco, per cose da sperimentare, metti un like innanzitutto perché mi fa piacere, ma soprattutto iscriviti al canale se ancora non sei iscritto, clicca la campanella e ogni tanto però vai a sbirciare nella posta in arrivo perché spesso non arrivano le notifiche ultimamente, mi hanno detto. Quindi, ecco, ogni tanto io almeno 2 o 3 volte a settimana pubblico qualche video. Io adesso corro, perché come al solito sono sempre di corsa, perché siamo a metà mattinata e già è tanto tanto tardi. Spero di farti compagnia anche la prossima volta e ci vediamo presto.